Benvenuti qui su un nuovo video di Due Cuori una Cappa. Oggi è un video molto particolare, un What Hit in a Day, versione proteica. Ombretta sta seguendo una dieta proteica e quindi vi voleva mostrare quello che lei mangia durante la giornata. Mi raccomando, questa dieta seguitela solo se siete seguiti da un nutrizionista. Bene, vi lascio il video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Per colazione stamattina ho davvero poco da farvi vedere. A me si approvinquano 3 giornate molto dure iperproteiche. Io comincio al mattino con 2 Danacol bianco. Solo questo, solo tristemente questo. Fortuna che sto regime dura solo 3 giorni, se no io impazzirei. In realtà il mio medico me l'avrebbe prescritto per 15 giorni, ma io non ce la faccio a intervallare la mia dieta con 15 giorni di dieta iperproteica, quindi cosa faccio? Ne faccio 3 giorni, poi faccio 3 giorni a carboidrati controllati e poi casomai faccio altri 3 giorni di iperproteica. Però non ne farò più di 3 cicli, già l'ho detto al mio nutrizionista, perché nutrizionista sì, ma anche sentire il proprio corpo e il mio corpo non sta bene se tolgo i carboidrati, quindi se posso un po' tagliarli va bene ogni tanto, ma non più di tanto. Quindi oggi 2 Danacol e stop. Come spuntino mi concedo un cappuccino nella mia tazza di Natale, non è bellissima? Non l'ho preso stamattina perché il cappuccino preferisco farmelo io nelle giornate iperproteiche, perché Gabriele non mi fido, secondo me ci mette lo zucchero, quindi per sicurezza preferisco farlo io. Latte parzialmente scremato, un bicchiere non pesato, quindi ho versato il bicchiere e l'ho riscaldato. Mi sono fatta la schiumetta col caffè solubile e una pillolina di aspartame che in questi giorni io utilizzo, in questi giorni iperproteici, e dell'acqua. Quindi ho fatto la schiuma e poi ho versato il latte. E guardate che bella schiuma, guardate quant'è alta. E adesso mi gusto il mio cappuccino e mi faccio un po' il planning della situazione nella mia agendina. E allora, buono spuntino a me e buona continuazione di giornata anche a voi. E gioioso Natale! Questa l'ho presa da Maison du Monde, 2,99 euro. Ha il tappo e la cannuccia, ma il cappuccino preferisco berlo così, sinceramente. A dopo! Pranzo, preparo delle polpette di zucca in cui metto della zucca, dell'uovo battuto con un po' di pepato stagionato, mixo insieme e preparo le mie polpette. Tra un pochino vi farò vedere la preparazione finita, ma presto vi metto la videoricetta sul canale. Sono buonissime, nutrientissime e soprattutto sazientissime. Ed ecco qui le mie polpettine. L'aspetto non è fantastico, ma vi posso assicurare che il gusto lo è. E soprattutto guardate che bella porzione abbondante. Queste mi sono venute male perché le ho messe a padella non caldissima. Questo invece è l'aspetto che abbiamo quando la padella è bella calda. Vado a papparmele ancora fumanti e ci vediamo dopo. E mentre voi mi postate foto di buonissimi plum cake sulla pagina di Arte per Te, tra le altre cose, io mi gusto un secondo cappuccino. Oggi è giovedì, giornata di compiti del corso di disegno, e così io sono qui a correggere con un cappuccino e l'agendina per gli appunti. E il pomeriggio passa così, sonnacchioso, vero amore? Insomma, tanto sonnacchioso no, sono le 5, 17:13 e io ho ancora un sacco di roba da fare, ma ce la faremo. Intanto sorseggio un cappuccino. E A diamo un dopo. taglio a questa giornata, facciamola finire stasera. Ceno prestissimo, ancora c'è la luce. Ragazzi, una fame che non vi dico. È il primo giorno. Ho fame, sono le 18:45 e quello che cenerò è una bella fetta di petto di pollo, un petto di pollo intero che ho aperto io, sono 240 grammi, con un'insalata di pomodori e un po' d'olio. Tutto qui, pomodori e cipolla e un pochino d'olio, e questa è la mia mesta cena, che comunque è abbondante e che io senza carboidrati muoio dentro. Muoio dentro. Vi ricordo che questo non è un regime alimentare da tenere quotidianamente, soprattutto da tenere senza il controllo del medico. A me è stato prescritto, vi faccio vedere en passant
la dieta, così ve la faccio vedere, però non ve la faccio leggere perché sennò qualche baldo giovane potrebbe pensare di copiarla. Quindi ragazzi, massimo, a me è stata prescritta per 14 giorni ed io, con tutta la prescrizione del medico, non la faccio per 14 giorni, ma la faccio per 3 giorni, la interrompo per 2 giorni e poi la ripeto per altri 3 giorni, fino a quando resisto nell'arco dei 15 giorni. Se non dovessi resistere, la abbandonerò, perché nessuno mi insegue, non c'è un traguardo al peso, non mi insegue nessuno, vado bene anche così, non mi interessa dimostrare niente a nessuno, non voglio fare la fanatica del cibo, non sono malata per il cibo, in un senso o in un altro, intendendo per malata per il cibo una che ha paura del cibo, ma è un mio caro amico. E oggi rinunciare al mio amico carb mi sta veramente, mi manca quell'amico, mi manca, quindi per 3 giorni e non di più nel mio caso. Ho voluto farvi vedere che però esiste anche questo, esistono anche questi regimi alimentari controllati e per pochi giorni, lo ripeterò fino alla nausea. Bevete tanto 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 quando sempre, ma specialmente quando fate questo tipo di dieta, e basta, consultate sempre il vostro medico per qualunque decisione del piano del cambio piano alimentare. Questo è quello che ho mangiato io, in tutta la verità. Alla prossima, ciao.